Buongiorno e ben arrivate, carissime amiche, eccoci qui a dare inizio a una nuova puntata di Tarot Zap. Oggi sono io, Rosa, a dare risposte alle vostre domande. Iniziamo subito. La nostra amica M, 08101998, la domanda è se li piaccio veramente. Il ragazzo si chiama A, è nato il 31/03/1999. Allora, vediamo se a questo ragazzo, ovviamente gli piace, mischio bene le carte per voi due, do lo stop e punto alla sinistra. Allora, le carte già dall'inizio parlano ovviamente di un'attrazione, ma nello stesso tempo di una situazione fra voi due ancora non espressa e non evoluta, ovviamente nel modo e nella maniera giusta. Le carte parlano di una serie di cambiamenti che stanno in atto oppure stanno per succedere. Le emozioni verso di te, l'attrazione verso di te da parte di A, ovviamente ci sono, però o fa fatica a esprimersi fino adesso, o comunque sia ha avuto una serie di impedimenti che lo hanno un pochettino fermato. Ci saranno delle evoluzioni riguardo al percorso, nel senso positivo e riguardo alla strada positiva. Per approfondire ancora di più, puoi chiamare sempre al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Ti ringrazio tanto. La F, la nostra amica F, 180865, e lui S, 2305-1983. Desidero sapere se è innamorato di me, se mi sta tradendo e che rapporto c'è tra lui e un uomo di nome S, 180765. E se comunque lui, ovviamente l'S, è l'uomo che lei e la F vuole, mi ricercherà perché vuole riprendere la storia con me. Premetto che stiamo continuamente litigando per colpa dell'altro uomo con cui vive e in passato per i suoi tradimenti con le donne. Grazie. Allora F, visto che ci sono tante domande e giustamente in questo momento non possiamo rispondere a tutte, vediamo un po' che portano le carte fra te e lui S. Mischio bene le carte per voi due, do lo stop e punto al centro, cercando ovviamente di vedere riguardo a un equilibrio fra voi due. Allora, nonostante che state vivendo un brutto momento e le carte mettono in evidenza situazioni di squilibrio, probabilmente anche certe bugie bianche dette da lui, le carte indicano che comunque sia le emozioni ci sono, anche se mal dimostrate, oppure nei ultimi tempi non dimostrati per niente. Le carte danno che ci saranno comunicazioni, oppure anche una serie di comunicazioni che punteranno a un minimo di chiarimento. Dobbiamo dire anche riguardo al fatto che questo personaggio, che giustamente tu lo consideri come un nemico e le carte te lo portano, ha un legame oppure una situazione abbastanza approfondita con lui, con esse. Quindi le carte indicano che dovranno essere dei chiarimenti tra voi due, non tutti venuti in una volta, però almeno una parte ogni tanto. Ci saranno anche una serie di chiarimenti che porterebbero anche a un nuovo inizio. Per approfondire ancora di più, perché ci sono tanti dettagli ovviamente da approfondire riguardo a questa domanda, potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. Il nostro amico G, 27/12/1970. No, scusa, è 7 febbraio 1970. Ah, scusami. Allora, il nostro amico G, 7 febbraio 1959, vorrei sapere se la D
nei miei confronti che cosa pensa e cosa prova. Esalta una convivenza finita. Allora, vediamo un po' la D verso te. Mischio bene le carte riguardo alla domanda fra voi due. Do lo stop e punta alla sinistra. Allora, nonostante che c'è stato questo blocco oppure questo fermo, le carte lo portano la donna malinconica già dall'inizio, portando una serie di punti interrogativi. C'è un malessere per tutti e due, però le emozioni ovviamente non sono mai andate via. Lei sotto sotto, nonostante a tutto, vorrebbe la ripresa. Le carte vanno a vedere che ci sono state delle discussioni forti, purtroppo portate avanti anche con le interferenze delle terze persone. C'è la carta della leggerezza che porta con un minimo comunicativo, ci sarà una strada di riapertura fra voi due, lo dovete giustamente decidere tutti e due in quale percorso dovete andare, però le possibilità buone riguardo a una ripresa, a un percorso almeno di un chiarimento ci stanno. Ci sono ovviamente anche varie cose da chiarire fra voi due, però riguardo alle emozioni, le carte parlano che a quanto pare, nonostante a tutto ciò che è successo, le emozioni non sono andate via. Da parte di lei, noi parliamo della ragazza. Per approfondire ancora di più, potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 493525 per ottenere il primo consulto gratuito. Ti ringrazio tanto. La nostra amica B, 27-12-1970, lui D, 01-06-1966. Abbiamo litigato, faremo pace o la rottura definitiva? Grazie. Allora, vediamo un po' riguardo a questo litigio, se viene portato avanti oppure se ci sarà ripresa. Mischio bene le carte per voi, do lo stop. E punta alla destra, quindi in questo caso il percorso verso il futuro. Le carte lo vedono pentito. La situazione iniziale esce in modo assoluto un uomo pentito riguardo a tutto ciò che è successo. Nonostante che sembra tutto chiuso, tutto fermo, diversamente dalle tue aspettative, forse minime, in questo momento ci saranno notizie e comunicazioni che porteranno almeno una strada iniziale per chiarire. La carta del chiarimento vicino all'angelo dell'amore c'è, quindi le possibilità di ristabilire ovviamente una strada, un percorso per portare la pace e per ridare di nuovo vita alla vostra storia è buona, nonostante che ci sono le paure, giustamente è normale. Lui sta vivendo un periodo brutto suo personale, però le carte gli danno con un po' di coraggio e con ovviamente quello che per voi due è ancora forte in questo caso, le emozioni, la vostra storia risale e non si chiude, però ci sono delle difficoltà ovviamente da sorpassare. Le carte portano che nella ripresa che ci sarà non dovete lasciare spazio a questo personaggio negativo che ci sta proprio vicino a voi. Per approfondire ancora di più, puoi chiamare sempre al nostro numero 0773 493525 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. Allora, io sono M, 2105-1998. Vorrei sapere se il mio fidanzato I, nato a 20.07.88, mi ama veramente o mi usa soltanto? Allora, vediamo un po', anche se mancano dei dettagli, da quanto tempo siete fidanzati, oppure tanti altri dettagli, però vediamo un po' che portano le carte per voi due. Mischio bene bene le carte. Do lo stop e punto alla sinistra.
le emozioni. Allora, nonostante a certi comportamenti infantili che purtroppo ti hanno portato a te a mettere in dubbio probabilmente anche la lealtà oppure le vere emozioni nei tuoi confronti, perché le carte tue purtroppo sono la ragazza malinconica e la carta dei sospiri che porta incertezza, le emozioni da parte di questo ragazzo ovviamente ci sono, però mal dimostrati, visto che la carta ti porta a comportamento infantile da parte sua. C'è bisogno anche di una serie di dimostrazioni che a quanto pare man mano verranno messi in evidenza dalla parte sua. Dobbiamo dire che lui in questo momento probabilmente è prigioniero di una situazione, se possiamo dire, del passato oppure di una serie di problematiche, però dovranno essere comunicazioni che porterebbero l'equilibrio. Le emozioni ci sono, soltanto ci vuole il tempo e anche un andare oltre, un superare queste difficoltà sue sul quale è prigioniero per dare ulteriori dimostrazioni, ovviamente nel tuo conto. Per approfondire ancora di più potresti sempre chiamare al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie. Allora, la nostra amica M 1303 1983 vorrei sapere se ci sono rapporti fisici con A dello Scorpione, 51 anni, e se sì, tra quanto? Grazie. Allora, vediamo un po' se viene realizzato intimità fra voi due. Mischio bene le carte per voi. Do lo stop e punto alla sinistra. Avvicinamento che esce già dall'inizio con la carta della coppia, che a quanto pare mi esce come un desiderio, come una necessità da tutti e due. C'è la carta del pensiero da parte dell'uomo, quindi a quanto pare le sue intenzioni e il suo desiderio ovviamente viene portato al dunque, nonostante che forse tante volte lo è stato sfuggente e probabilmente non ha collaborato. Visto che la carta della casa che porta intimità e consolazione viene messa in seconda linea, a quanto pare questa intimità dovrà essere realizzata, però probabilmente non nell'attualità, non in questi giorni, diciamolo così. Per approfondire ancora di più potresti sempre chiamare al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. La nostra amica F, vorrei sapere se ci sarà un futuro insieme tra di noi. Io sono nata il 28/06/1988 e lui la G il 09/02/1981. Allora, vediamo un po' se ci sarà un futuro tra voi due. Mischio bene le carte per voi. Do lo stop e punto alla destra. Allora, le carte indicano già dall'inizio che purtroppo nell'attualità non è che le cose stanno andando nel migliore dei modi, probabilmente mettendo in mezzo anche certe problematiche che ognuno di voi due sta affrontando. La costanza, la continuità del vostro rapporto è più che evidente, portando davanti a noi una lama rossa di cuori e che parla anche di un superare di un insieme di difficoltà che a quanto pare vengono affiancate con la carta del denaro. C'è la carta della sorpresa, nonostante che forse fino adesso non sei contenta e tutto il resto, andando avanti ci sarebbero dei miglioramenti. Per il momento le carte non danno ovviamente un percorso stabile nell'attualità, però sono propense riguardo al futuro. Per approfondire ancora di più potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 493525
per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. La nostra amica L, 30/11/1963. Ritornerà da me lui, la P 08-09-61. Vediamo un po' se ci sarà un ritorno. Mischio bene le carte per voi due. Do lo stop e punta al centro. Allora. Nonostante che è stato scosso già dall'inizio, le carte mettono in evidenza che è stato scosso questo equilibrio, purtroppo, che c'è stato prima, e tu mi esci dispiaciuta riguardo all'accaduto, le carte vanno a vedere che ci sarà un periodo di miglioramento, oppure un inizio di un miglioramento, sul quale l'uomo è propenso, sta valutando, sta pensando, ancora non ha agito. Non ha mosso nemmeno un dito per portare fino adesso il miglioramento, però sta valutando. E la carta dell'artista mette in evidenza che lui ovviamente sta trattando con lui stesso, vuole, desidera rimediare. Sta pensando sopra, però dove vuole oppure deve fare questa volta le cose per bene, non nell'altalenanza di prima, oppure anche in questo essere non essere di prima. Lui sta male e su questo non piove. Le carte ti portano che dovranno essere una serie iniziale di comunicazioni, forse quelli leggeri, di rompere il ghiaccio fra voi due, per portare poi anche un ulteriore avvicinamento. Non esce nell'immediato, anche perché lui sta affrontando a quanto pare delle difficoltà. La carta del dottore rappresenta in questo caso di un malessere suo interiore, di un star male, che probabilmente non te l'ha messo in evidenza. Una volta superato questo periodaccio per lui, ovviamente le carte mi danno una leggerezza, un percorso di avvicinamento. Per approfondire ancora di più potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie mille. La nostra amica, sono nata a Napoli il 18 gennaio 61. Vorrei sapere se il mio ex ritorna. Non abbiamo dettagli riguardo ovviamente al tuo ex, come si chiama, oppure quanti anni ha, però facciamo una stesura. Sì. La C, 18 aprile 66. Benissimo. Allora, vediamo un po' se ci sarà un ritorno verso di te. Allora, mischio bene le carte per voi. Do lo stop. E punto al centro. Le tre sfaccature, nonostante che io ho scelto al centro per voi quindi l'equilibrio, parlano già in positivo. Mi esce la carta del successo amoroso, che parla anche di una prospettiva, di un miglioramento. Semplicemente dovrà essere fatto una serie di chiarimenti che sono mancati, o perché non ha voluto lui, o perché non hai partecipato tu. Giustamente le emozioni non sono cambiate, nonostante che le carte continuano a dare in un modo chiaro e tondo che lui a quanto pare è buon intenzionato di riprendere ovviamente la storia oppure il percorso. Sembra che nella vostra storia oppure in questo squilibrio sono state messe in mezzo o dei pedegolezzi oppure delle terze persone che hanno portato questo squilibrio, che dovranno essere evitati. In generale la stesura è buona, ovviamente ci vuole il tempo suo della ripresa, però le carte mi portano, potete approfittare da un evento che vi dovrà mettere uno davanti all'altro in questi prossimi giorni. Per approfondire ancora di più potresti sempre chiamare al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. La nostra amica M, sono nata il 12 ottobre 92. Voglio sapere se io e A ci fidanzeremmo. Lui è nato il 24 settembre 97.
Allora, vediamo un po' se ci sarà un fidanzamento fra te e lui. Mischio bene le carte per voi. Do lo stop. E punto alla destra. Attualmente le carte iniziali non è che parlano di un massimo di carte, probabilmente anche di un periodo non del tutto stabile, ovviamente che dovrà essere superato. Superamento di ostacoli, gran consolazione e l'Imeneo che porta la prospettiva proprio di un futuro fidanzamento. Inizialmente le carte danno che dovranno essere portati avanti una serie di chiarimenti per ovviamente dare spazio a una chiarezza ulteriore e per portare beneficio al fidanzamento. Le carte vanno a vedere che probabilmente ciò che ha impedito un pochettino la situazione sembra che sono state anche terze persone oppure familiari suoi. Di sicuro che hanno portato un pochettino questo squilibrio, però il futuro promette bene. Per approfondire ancora di più riguardo a questa stesura, potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 3525 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie mille. Grazie a te, Rosa, grazie per Grazie. essere stata con noi e per aver condotto quest'altro appuntamento Tarot Zappa, al termine del quale Rosa va nel suo studio, attende le vostre telefonate. Primo consulto, lo ricordiamo, sempre gratuito. Non solo quello che avete ricevuto come messaggio vocale su WhatsApp, ma proprio quello telefonico. Quindi, più corretto dire, primo consulto telefonico gratuito, sempre con i cartomanti europei, telefonando al numero 0773 49 3525. Per chi ne avesse approfittato già di questa bella opportunità e avesse comunque voglia di parlare con Rosa o con gli altri cartomanti europei, lo può fare telefonando allo stesso numero e accedendo ad uno dei pacchetti minuti a bassissimo costo che sono lì pronti a vostra disposizione. Ripeto, Rosa adesso online al telefono tra pochi minuti, domani pomeriggio alle 16:30 Alex, quindi scrivete le vostre domande ancora una volta su WhatsApp al 320 70 12 350 e noi vi risponderemo ovviamente se la domanda è posta bene, quindi con i nomi, con le date, con un minimo di storia e se è la prima volta che diciamo così, usufruite del nostro appuntamento Tarot Zap. Nel corso della serata e nel corso della giornata di domani riceverete anche senza la diretta Facebook dei messaggi vocali a tutte le persone ovviamente che hanno posto la domanda. I tuoi saluti, Rosa. Vi ringrazio tanto, vi do un bacio forte e alla prossima.